due partite, due vittorie, eri dove volevi essere prima dell'ultima giornata di questo girone, a giocarti il primo posto contro l'Italia. Sì, è quello che speravo, non... sapevo che oggi era molto dura, abbiamo dovuto giocare molto bene per aggiudicarci questa partita, abbiamo giocato perfetti i primi due set, dopo la Polonia ha cambiato sistema, ha giocato molto più equilibrata, però siamo stati ancora bravi a non perdere la testa, quindi a rimontare una situazione sfavorevole. E domani giochiamo contro una delle favorite per questo europeo, una squadra dalla grandissima esperienza, dal grandissimo valore, però non abbiamo paura di nessuno, sappiamo che sarà molto più difficile portare a casa la partita, ma sappiamo che è possibile, quindi vogliamo provare tutte le nostre carte. La semifinale dell'Europeo 2011, ci pensi a ripetere quella partita, quel risultato? Ma nel 2011 dove ero? Nel 2001 in Polonia. In Germania, l'Europeo in Italia. 2011, la semifinale. 2011, sì, vero. Germania-Italia 3-0. Sì. Ci pensi o...? Sì. No, non ci penso. Ogni Europeo è una cosa nuova, questa è una nuova squadra, una nuova realtà. E non sono uno che guarda indietro, anche perché ho una memoria che non mi ricordo neanche cosa ho mangiato oggi a pranzo, quindi sono uno che guarda solo avanti e vediamo la prossima e speriamo di poter rigiocarci la semifinale con l'Italia, sarebbe straordinario. Presentando la partita, che cosa diresti? Direi che l'Italia è una squadra che non ti regala niente e quindi devi essere molto bravo a fare il punto e essere paziente, perché loro difendono tanto, quindi non dobbiamo innervosirci se loro rigiocano.